Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui con la video recensione del settimo episodio della 14ª stagione di Grey's Anatomy, andato in onda ieri sera negli Stati Uniti. Non sarà facile fare questa recensione. Chi come me ha amato e ama questo show, nonostante le delusioni degli ultimi anni, sicuramente capisce la grande emozione che sto provando in questo momento. 300 episodi sono tanti, così come lo sono 12 anni, perché se pensiamo alla vita di ognuno di noi, se pensiamo a dove eravamo 12 anni fa, a chi eravamo, chiaramente la cosa risulta altamente destabilizzante. Quindi è inevitabile che questo episodio mi ha permesso di perdonare a Shondona tante cose, perché è stato senza dubbio in grado di commuovermi, di ricordarmi perché io abbia inserito questa serie TV all'interno della mia top 5 e mi ha fatto tornare ad essere, almeno per un attimo, quella teenager spensierata che ha iniziato a seguirla quasi per caso, che era molto diversa dalla giovane donna con qualche dolore importante in più addosso che sono ora. Ma bando alle ciance, andiamo ad analizzare subito un po' meglio l'episodio. Ho cominciato ad amarlo sin dalla prima scena, che ha visto come protagonisti Meredith e Alex, che ovviamente a questo punto sono un po' il cardine dello show insieme a Webber e Miranda. E trovo fantastico il fatto che lei, dopo tutte le sfighe che ha avuto, provi un fastidio sempre più forte all'idea di dover volare. Lo so, Meredith è un'eroina grandiosa, non può essere fermata da niente, magari qualcuno avrebbe voluto vederla alla premiazione per l'Harper Avery, e Jackson giustamente nel discorso ha detto che è rimasta in ospedale per curare delle persone. Ma per quanto mi riguarda, io amo moltissimo i personaggi che fanno emergere la loro umanità, perché in questo modo diventano persone. E onestamente, una donna che ha vissuto certi drammi, che ha rischiato in più occasioni di morire, non può prendere così alla leggera la possibilità di rischiare un'altra volta. Infatti, la metafora di Alex sulle montagne russe, alla quale ha fatto seguito poi la notizia del deragliamento, mi ha fatto morire dalle risate. E ho adorato anche il momento nel quale April ha fatto la sua sfuriata senza senso, e Meredith non solo non si è arrabbiata, ma ha precisato tranquillamente il fatto di non dare niente per scontato, e le ha anche fatto un complimento. E non parliamo poi dei sosia di Cristina, di Izzy e di Giorgio e della sigla storica. Ho amato tutto, anche se non posso non ammettere che mi sarebbe piaciuto da morire rivedere per qualche istante gli interpreti dei pochissimi personaggi che sono usciti di scena ancora vivi, in primis le mie adoratissime Sandra Oh e Sara Ramirez. Però è innegabile che anche solo con delle autocitazioni più o meno velate, Shonda sia riuscita nel grandissimo intento di omaggiare i suoi fedelissimi spettatori. A questo proposito ho trovato molto carino il vedere gli specializzandi stanchi morti che hanno portato inevitabilmente la nostra mente Fantastici Magic. Oppure Meredith che tiene per ore le mani sulla testa del finto George e si sente chiedere dalla finta Cristina di prendersi cura di lei come se si trattasse di quella vera. O ancora Miranda che piange pensando a George e poi con accanto a sé Webber fa il cazziatona De Luca e Sam per essere stati beccati nello stanzino. Tra parentesi, vi prego, ditemi che questi due ci daranno delle soddisfazioni, perché io necessito come l'aria di una ship nuova degna di questo nome. Alla fine della fiera ero al punto partita sia con il cervello che con il cuore, che mi sono emozionata anche nel sentire Arizona parlare di Mark, per quanto io non abbia mai amato questo personaggio di per sé, se non fosse stato per merito delle sue relazioni personali più importanti, ossia quella con Lexi e quella con Callie, perché purtroppo l'interprete non mi ha mai convinto, così come del resto Patrick Dempsey. E mi ha fatto venire gli occhi lucidi anche la scena tra Maggie e Zola, nella quale hanno ricordato la mamma e il papà che hanno perso. E altro frammento, a mio avviso stupendo, anche perché inaspettato, è stata la scena tra Alex e Joe, nella quale lei con molta serenità l'ha invitato a chiamare Izzy e lui gli ha detto di non averne bisogno e di sperare che lei sia felice così come lo è lui. Alex, nonostante tutti i suoi colpi di testa, è un personaggio che io amo molto, anche perché ritengo che sia uno di quelli che è cresciuto di più in assoluto, e quindi mi ha fatto molto piacere riscontrare che ormai abbia fatto definitivamente pace con quel capitolo della sua vita e che, viste queste premesse, i Jolex siano davvero orientati verso un futuro radioso, malgrado la loro relazione per svariati motivi non sia stata gestita sempre in maniera ottimale. E poi vabbè, che ve lo dico a fare, l'annuncio della vittoria dell'Harper Avery, il discorso di Jackson, l'abbraccio tra Meredith e Miranda orgogliosissima e l'applauso dello spirito di Alice che applaude compiaciuta la figlia insieme a tutti gli altri mi hanno fatto piangere in una maniera veramente sfrenata, perché tutto questo ha riassunto alla perfezione il concentrato di emozioni che ci hanno fatto battere il cuore in tutti questi anni. E parlando invece di situazioni un pochino più contingenti, non l'avrei pensato, ma trovo divertente la piega che sta prendendo in questo momento la relazione, diciamo così, tra Amelia ed Owen, perché il loro legame fino a questo punto è stato contraddistinto da molta pesantezza, se mi passate il termine, e da tanto dolore. E trovo che non sia male il fatto che in questa fase possano affrontare delle dinamiche buffe, quali gelosie oppure momenti di imbarazzo, in attesa ovviamente che possano avere una nuova possibilità, perché sì, io credo ancora in loro, e trovo che tutto ciò che sta avvenendo in questo momento siano soltanto degli accettabili passatempi di transizione. E in tutto ciò lo ammetto, ho adorato il fatto che lei abbia avuto una vittoria in sala operatoria, dimostrando di
di non farsi assolutamente offuscare da un caso che ha ricordato in qualche modo quello che ha portato alla morte del fratello. Anzi, mostrando di essere stata la persona giusta al momento giusto, proprio perché questo legame è ancora saldo e potente. E poi la domanda sorge spontanea: ma perché mi avete lasciato off screen il momento in cui Miranda scopre che Ben vuole entrare nei pompieri? Queste cose non si fanno, si è messo agli atti. Però vabbè, mi sono fatta bastare il momento in cui Miranda ha zittito Jackson quando è andata a chiedere aggiornamenti sul contest. E anche le frecciatine proprio sottilissime scagliate nei confronti del marito proprio per non fargli vedere quanto è arrabbiata. Io amo questa donna tanto quanto invidio Ben per il fatto di essere indeciso tra due lavori, quando qui è già tanto averne mezzo, ma vabbè. Ad ogni modo, per tornare invece al mood più pregnante dell'episodio, devo dire che sicuramente le prime annate dello show rimarranno sempre uniche e irripetibili per svariati motivi. Infatti ho amato molto il fatto che questo concetto in qualche modo sia stato espresso anche dagli stessi personaggi. Vedi Owen in un frangente e la Bailey in un altro. Proprio per questo è stato splendido vivere questo viaggio, in grado di reimmergerci in certe atmosfere da tanti punti di vista, e di tornare in maniera così tanto emozionante indietro nel tempo. C'è ancora tanto che dovremmo scoprire, ma oggi è il momento di fermarci e di dire grazie a Shonda Rhimes. Grazie per questi 12 anni di Mai Una Gioia. Grazie per tutte le lacrime di qualsiasi natura che ci hai fatto versare. Grazie per le risate. Grazie per i medici che muoiono più dei loro pazienti e per le tante massime di vita da tatuarsi sulla pelle o semplicemente condividere sui social per sentirci più sagge e profondi. Grazie per Meredith Grey, che a volte è insopportabile, andrebbe presa a scarpate, ma resta nonostante tutto uno dei personaggi telefilmici più emozionanti e riusciti che si siano mai visti sul piccolo schermo. Grazie Grey's Anatomy, grazie veramente di tutto quello che hai rappresentato e rappresenti per me. E voi invece che cosa mi dite? Vi è piaciuto questo episodio? Non vi è piaciuto? Quale momento vi ha emozionato di più? Ditemi tutto con un commento e ditemi anche che cosa rappresenta questo show nella vostra vita. Io per adesso mi fermo qui, vi do appuntamento la prossima settimana con una nuova video recensione, vi lascio nell'info box oltre ai link ai miei social anche link di due bellissime pagine di un gruppo dedicato a Grey's Anatomy. Se questo video vi è piaciuto spolliciate verso l'alto e se non l'avete ancora fatto e vi va vi invito a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella per non perdere nessuno dei miei contenuti. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!